Visite guidate al Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano, si riparte ovviamente in sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Domenica 9 maggio alle 10.30 le due strutture apriranno al pubblico, inaugurando la prima di una serie di piccole esposizioni temporanee dal titolo Tesori Svelati, con una visita accompagnata gratuita. Sempre dal 9 maggio sarà riaperto alle visite anche il Teatro della Fortuna. Ogni domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 sarà possibile ammirare il prestigioso sipario storico del pittore Francesco Grandi e ancora visitare i mosaici romani custoditi proprio sotto la platea del teatro. Sempre nello stesso giorno, alle 17.30, nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna prenderà il via la conferenza del professor Paolo Clini dal titolo Vitruvio nel sipario. Nella Pinacoteca del Palazzo Malatestiano verranno esposti per la prima volta pregevoli materiali custoditi nei depositi del museo che raccontano tappe importanti della storia di Fano. La prima di queste esposizioni è dedicata all'antica confraternita di San Michele. Per l'occasione verranno messi in mostra gli abiti che i confratelli utilizzavano durante le processioni solenni. E ancora ogni domenica alle 10.30 ci saranno attività di approfondimento dedicate ad adulti e famiglie. Altre esposizioni sono già in programma nei mesi di giugno, luglio e agosto. La partecipazione alle attività del museo sarà limitata ad un massimo di 5 partecipanti per ogni turno di visita guidata, previa prenotazione obbligatoria telefonica o via email. Occorrerà presentarsi sempre muniti di mascherina. È un momento importante perché non nascondiamo che questa pandemia ci ha limitato sotto tanti aspetti, compreso quello culturale, quello di visitare luoghi importanti come questi. Però l'abbiamo voluto fare in una maniera nuova, valorizzando il nostro patrimonio. In questo periodo di pandemia abbiamo anche fatto dell'altro, abbiamo inventariato tutto il nostro deposito con tutte quelle opere, tutto quel materiale che nel tempo è stato conservato e salvato, perché c'è da dire anche questo, e che purtroppo non è in esposizione. Allora abbiamo deciso con la riapertura mensilmente di dedicare uno spazio del nostro museo a queste opere che sono nei depositi. Ricordiamo che si apre in sicurezza. Sicuramente, ovviamente con numeri contingentati, quindi consigliamo anche di prenotare, perché la scelta, anche come è avvenuta l'estate scorsa, e vogliamo che la città sia viva, che ci siano tante iniziative, ma tutte in sicurezza. Però ecco, quello che mi piace sottolineare è questo nuovo metodo anche di valorizzazione del nostro patrimonio culturale.